Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è venerdì, ultimo allenamento della settimana. Allora, questa settimana ho fatto un giorno di pausa mercoledì, dove però sono uscita sui roller. Ah, tra parentesi, ragazzi, ho fatto le unghie nuove, cioè, che belle! Ho voluto fare una cosa particolare, il degradé autunnale, e le adoro perché questi sono i miei colori, che sono la mia palette, insomma. Comunque, vabbè, volevo dire che mercoledì mi sono arrivati i pattini, quindi sono uscita in pattini mezz'ora, un'oretta, mi sono stradivertita, adesso devo imparare piano piano. Poi, ieri giovedì, è stata una giornata un po' particolare, sono tornata a casa verso le 6, 6 e mezza, con un sacco di energia e voglia di fare, e quindi mi sono sparato un bel workout cardio, super basic, veramente esercizi tirati su in 30 secondi, avevo soltanto voglia di saltare e muovermi, e infatti non l'ho filmato, ma mi avevo già pubblicato un workout cardio questa settimana, quindi io sono a posto con la coscienza. E adesso, oggi, ultimo allenamento della settimana, di questa prima settimana di semi-lockdown, yay, dove facciamo il mio allenamento preferito, cioè un allenamento upper body con esercizi propedeutici per la verticale e poi un mini circuito abs, addominali. Dividerò in due video questo allenamento, quindi adesso facciamo la parte di allenamento upper body e poi nel mio canale troverete il circuito di 15 minuti per l'addome, così che potete decidere se farli insieme, separati, quando volete, insomma, libertà, libertà! Questi esercizi che andrò a fare sono abbastanza avanzati, sarò molto tempo a testa all'ingiù, quindi se non vi sentite confident non fate questo workout, ce ne sono tantissimi su questo canale di allenamenti per la parte superiore e mi raccomando, allenate la parte superiore, ragazze, soprattutto perché una cosa che tendiamo a fare, io colpevole tempo fa, ora alleno praticamente solo la parte superiore, è quella di andare ad allenare sempre solo le gambe, perché voglio dimagrire le gambe, ok, posso capirlo, però per creare un corpo armonioso cerchiamo invece di andare sempre solo a diminuire, piuttosto di andare a aumentare la parte superiore, così che c'è meno bisogno di diminuire la parte inferiore. E soprattutto cerchiamo anche di cambiare approccio all'allenamento, cioè allenarsi per costruire, per mantenere, per tonificare, piuttosto che allenarsi per diminuire, perdere, asciugare, sfinare, eccetera. È proprio un cambiamento di approccio che spero con i miei video, spero con i miei allenamenti di riuscire a trasmettervi. Comunque, io ho queste intro sempre lunghissime. Iniziamo con l'allenamento. Faremo 5 minuti di warm-up, mobilità spalle e polsi, molto importante. Poi faremo un mini circuito iniziale, mentre nella parte centrale faremo due esercizi in super serie che vanno a lavorare su appunto la verticale. Quindi iniziamo con i 5 minuti di warm-up, mobilità spalle e polsi. Allora, non tiro fuori nemmeno il tappetino perché tanto fino a che non vado a fare addome non serve. Quindi metto in posizione con la testa in giù, io inizio tutto così e faccio questo movimento a onda, quindi da qui spingo dai piedi, porto il peso in avanti sulle spalle, sopra le mani e scendo. Porto indietro e di nuovo, vediamo se sono dentro, ogni volta controllo. Da qui porto tutto il peso sulle spalle, questo è molto importante soprattutto per il lavoro delle verticali. Quindi mi sistemo. Nelle spalle, ritengo un po' lì e scendo.
verticale è questo movimento di spinta di spalle. Quindi da qui parto da una posizione statica, normale, e spingo. Faccio 10, 6, 7, 8, 9, 10. Stendo un po'. Ok, ora passiamo un attimo ai polsi. Incomincio a muovermi. Avanti, indietro. Piego palmi in su. Indietro, avanti. E giro. Molto importante riscaldare i polsi per quando si vanno a fare tutti questi esercizi delle verticali. È un esercizio per scaldare i polsi e attivare le dita che sono molto utilizzate. L'ho imparato da una youtuber australiana che è una figa della Madonna, che è una super pro alle verticali. Praticamente dice di mettersi i polsi, le braccia, diciamo, sotto le ginocchia, da questa posizione aprire e chiudere. In questo modo le ginocchia bloccano il sangue e si attivano un sacco di muscoli nelle dita che non pensavi di avere, e alla 30ª ripetizione non si muovono più. Sentire tutto frizzare. Prendetevi quanto tempo volete per questa fase di riscaldamento perché è molto importante. E quando vi sentite pronte, iniziamo. Allora, il mini circuito che andremo poi a ripetere alla fine è composto da 3 esercizi. Allora, il primo esercizio consiste nel mettermi in posizione di pike e essenzialmente si sposta il peso dalla pianta del piede alle punte, cercando, quando si arriva in punta, di spingere di spalle. Quindi non è un semplice alzare i talloni, ma è portare il peso in avanti come facevamo nel warm up e spingere di spalle per non cadere in avanti e non portare la faccia oltre. Ok? Quindi faccio 10 di questo. Devo sentire tutto peso in mezzo alle spalle, praticamente nei dorsali. Per spingere mi aiuto con le dita. Cinque.
quindi. Dopo 10 di questo, mi metto sempre in posizione di pike, questa volta con le gambe leggermente più chiuse, e faccio il movimento di avvicinare un piede al polso. Mi raccomando, le spalle devono spingere e spingere indietro, perché sennò si rischia di fare questo e andare in avanti. Quindi è tutto un lavoro, cioè sempre un lavoro di spinta di spalle. Ne faccio 10 per gamba, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, lavora anche un sacco l'addome, incomincerete a sentirlo nelle spalle, è normale, fa male. Ok, e adesso l'ultimo esercizio di questo mini circuito è molto simile a quello che si è fatto finora, consiste nel camminare in avanti. Qui io non ho tantissimo spazio, quindi dovrò fare avanti e indietro. Scendo in una posizione di pike, da qui stacco i piedi e li avvicino. Potete farlo più dinamico, ed è il coniglietto in realtà, questo io lo faccio anche ad acrobatica e vabbè, ho più spazio, però da qui... se riesco a farlo così, perché insomma ne faccio 10, ne ho fatti 6 finora. 7, 8, 9, 10. Ok, più o meno spero che si siano capiti. Finito questo circuito, riposo circa 1-2 minuti e lo faccio altre 2 volte. Ricominciamo con il primo esercizio. O vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10. Idealmente non c'è pausa fra un esercizio e l'altro. 1, 2. Mi raccomando, sempre 3, testa incassata e sguardo ai piedi, non alle mani. 5.
occhio, 9, 10, ok. Andiamo con l'ultima serie. E quindi, tatta, ok. Uno, due, tre, quattro, sei. Passiamo ai working set. Allora, questa parte dell'allenamento prevede l'utilizzo di un box slash tavolino dell'IKEA, molto pratico, perché, speriamo anche un pochino stabile, praticamente ciò che andrò a fare sarà girare intorno in una posizione di pike, quindi ve lo spiego. Mi metto con i piedi al centro, sono in una posizione di piramide, da qui giro spostando i piedi, cercando di mantenerli nel centro, perché sennò cado, e giro, 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 qui c'ho il muro. Ok, qui mi schianto contro il muro, scusate di spostarmi. Comunque, aiuto. Giro mantenendo la posizione, faccio un giro e torno indietro. Oh vai. Arrivata qui, non so se mi vedete, faccio dei push-up quanti ne riesco. Uno, due, tre, quattro, sei, sette, otto, basta. Oh, e scendo. Andata e tutto il ritorno, fatene solo uno. Se avete difficoltà, fate anche soltanto magari un passo a destra, torno in mezzo, un passo a sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra.
Adesso facciamo l'altro superset, così da alternare gli esercizi. L'altro superset è un walk to wall, quindi utilizziamo un muro. Io mi sono pulita i piedi, quindi spero di non sporcarlo. Senti, mi metto un paio di calzini belli puliti, così che sono tranquilla. Allora, da qua cammino contro il muro. Mi metto faccia a muro e cerco di staccare le punte e mantenerla verticale. Allora, questo ovviamente è l'esercizio più avanzato. Potete benissimo fare anche soltanto la verticale faccia muro e rimanere lì fermi per sentire la posizione. Cerco di farvela vedere in questo muro. Allora, cercate di avvicinarvi più che potete. E anche solo semplicemente state così, da sentire la posizione. Chi è più avanzato può staccare e cercare l'equilibrio staccandosi dal muro. Cerco di ripetere questi walk to wall circa 2-3 volte, poi faccio pausa e poi mi sposto nuovamente al giro completo più il push-up. Ripeto questa sequenza 3 volte, quindi ora l'abbiamo fatto una volta e adesso continuo facendo altre 2 volte. Mi raccomando, se è la prima volta o comunque se non siete super pratiche delle verticali, iniziate anche soltanto camminando a muro, senza avvicinarvi troppo, soltanto per prendere confidenza con il muro, col fatto di essere a testa in giù, per prendere confidenza nel non riuscire a nel non cadere all'indietro. E una cosa che mi chiedete sempre è: ma come fai a non cadere, a non aver paura di schiantarti? È molto semplice, tra virgolette, basta togliere un braccio. Cioè, nel momento in cui ti senti sbilanciare, togli un braccio, alzalo e non cadrai mai all'indietro, cadrai sempre dal lato in cui hai tolto il braccio. Quindi questo è un consiglio che mi sento di darvi, perché anch'io ho avuto all'inizio paura di schiantarmi, poi ho imparato questa tecnica e basta, non ho timore. Quindi ora, giro del mondo.
va bene, l'importante è tenere la posizione e imparare a stare a testa in giù. Scusa. Allora, ragazze, io non so, trovo difficile farmi seguire in questo allenamento, quindi reputo di avervi dato qualche idea per workout upper body verticali. Fatemi sapere come potrete strutturarlo un pochino meglio, magari anche solo sotto forma di consiglio. Io terminerei qui questo video, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se volete qualcosa più beginner per chi magari è un po' più principiante, cercherò di pensare produrre qualcosa. Come sapete io non sono una ginnasta magari e non sono una pro alle verticali, come si può vedere, sto imparando e ammetto di essere a un livello abbastanza avanzato, anche perché sono anni che mi alleno e quindi magari questi allenamenti sono già troppo avanzati per alcuni di voi. Fatemelo sapere, io cercherò di riesumare alcuni esercizi più basici per chi si approccia a questo mondo, per riuscire a insegnarvi nel mio piccolo a riuscire a fare una verticale, eccetera. Quindi io vi ringrazio, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!